Questa è la nostra famiglia. Veronica, Zelda, Leone, Vito, e tra qualche mese si aggiungerà qualcun altro. Lavoriamo entrambi quasi a tempo pieno, il che si traduce in circa 10.900 franchi al mese. Una bella cifra, che ci mette nella fascia alta della classe media. Eppure, ogni mese si ripete lo stesso massacro. Senza contare che a fine settembre saremo in 5. Vorremmo abbassare la percentuale di lavoro facendo scendere i nostri stipendi a 9.300 franchi circa. Mi sa che qualcosa deve cambiare. La resa dei conti. Manuale di sopravvivenza finanziaria per la classe media nel paese più caro del mondo. Non siamo mai stati bravi con i soldi. Lo abbiamo sempre ritenuto un mondo noioso e complicato. Ed è una magra consolazione quella di scoprire che, come nazione, non siamo molto eruditi in materia. Sono venuto a Zurigo per parlare con qualcuno che di soldi ne capisce. Una persona che ha iniziato studiando sociologia e oggi lavora nell'ambito degli investimenti per una banca svizzera. Vi presento Gabriele. Diciamo che quando ero arrivato a New York avevo un po' questa, mi era venuta un periodo di ansia, perché chiaramente arrivando a New York, una città super costosa, a quei tempi facevo il dottorando, quindi guadagnavo due soldi fondamentalmente, e mi sono cominciato a propormi il problema dei soldi, cioè sono diventati una preoccupazione, e quindi ho cominciato a guardare online appunto come risparmiare, come fare un budget, come, cioè, non arrivare alla fine del mese che non hai più niente. Ed è qui che Gabriele scopre il movimento FIRE, acronimo che significa Financial Independence and Retiring Early, ovvero indipendenza finanziaria e andare in pensione presto. Un movimento reso popolare grazie al blog di Mr. Money Mustache, un guru della finanza personale che, abbassando drasticamente le spese e investendo la differenza, è stato in grado di andare in pensione a 30 anni, documentando tutto sul suo blog. Fire Movement ti ha cambiato la vita praticamente. Eh sì, un po' sì. Mi ha spinto a interessarmi un po' più di finanza e vabbè, adesso appunto lavoro comunque non in sociologia, cioè lavoro in banca. Quindi sì, mi ha cambiato abbastanza la vita, ecco. Ma quindi per Gabriele la pensione è dietro l'angolo? È un discorso di darti la libertà di decidere. Quindi non è dire il mio obiettivo è andare in pensione, punto, e sto e non faccio niente. In un futuro decidere se vuoi fare quello, se vuoi lavorare di meno, se vuoi magari cambiare lavoro, fare una cosa che ti interessa magari di più ma dove guadagni di meno, insomma, è l'opzione, la libertà, ecco. Ok, la cosa mi intriga, ma da dove si comincia? La prima cosa chiaramente è il budget, che è quello che aiuta non solamente a capire quanto puoi spendere, ma poi anche quanto ti arriva alla fine del mese per risparmiare e per potenzialmente investire. Ah, quindi poi dovrai investire. Nel momento in cui hai un budget, hai un cuscinetto e quindi sei tranquillo finanziariamente nel breve periodo, diciamo, ecco, allora quello che avanza, sì, chiaramente, tutto quello che è sopra, quello si può investire, essendo sempre comunque coscienti che tutto l'investimento è capitale a rischio. Se tu risparmi 1.000 franchi e li lasci in banca senza investirli, invece di andare su il valore va giù, perché chiaramente c'è inflazione, ci sono costi a mantenerli. Al di là del discorso di risparmiare è importante, ma nel momento in cui tu hai risparmiato, investire è fondamentale. Se tu investi 100 franchi e il primo anno guadagni il 5%, quindi 5 franchi su questi 100 franchi, l'anno successivo, se tu guadagni ancora il 5%, non guadagni il 5% di 100, ma il 5% di 105. E questo all'inizio non ti sembra una grossa differenza, ma sul lungo periodo è una cosa devastante, diventa veramente esponenziale. Però andiamo con ordine. Cos'è un budget? In pratica è un foglio di calcolo con tutte le entrate e le uscite. Lo si può fare annuale, mensile, settimanale, giornaliero, in base al proprio livello di maniacalità e amore per i numeri, che nel mio caso è zero. Date queste variabili, alla fine del mese avrò questo che posso investire e alla fine dell'anno avrò questo. Un discreto macello. Aiuta molto costruirsi il proprio budget, perché ti aiuta proprio a capire, ok, come ragioni tu. È importante, secondo me, proprio sedersi
e dire ok, io penso in questo modo, cioè il mio ragionamento per i soldi è questo, i soldi che mi entrano, i soldi che mi escono, capire esattamente come puoi allocare i soldi nei vari fondi, alle varie spese. Saluto Gabriele e me ne torno in Ticino. Diciamo che non sprizzo dalla voglia di mettermi a costruire il mio budget. Fortunatamente l'Axi ha lanciato proprio quest'anno una rubrica sulla gestione del denaro per le economie domestiche. Ed io, essendo socio, posso avere una consulenza gratuita. È già un inizio. Andiamo a scoprire di che morte morire. Ci facciamo aiutare da Fabrizia Sormani. Benvenuto nel club. Da dove si comincia a fare un budget? La cosa principale è avere un ordine di quello che sono tutte le sue fatture, per vedere un po' tutto quello che sono le spese nell'arco totale dell'anno. Tutte le spese di un anno. E in un anno sono tante. E tipo cosa che c'è dentro? Tutto, guardi, affitto, scassamalati, telefonia, le imposte, le tasse, la cura personale, parrucchiere, massaggi, regali anche che si fanno, sigarette, vizi in generale, l'auto, le assicurazioni dell'auto, le tasse di circolazione. C'è parecchio, C'è parecchio, sì. Mi sto già pentendo. È una persona che riempie un documento di questo genere, comunque arriva già a avere una certa consapevolezza. È già un bel passo. Allora, io dovrei cominciare facendo questa cosa qua. Sì. Dolorosissima. Sì, è molto dolorosa. E poi posso tornare da lei? Certo. Mi ha dato il documento che dovremmo usare per compilare il nostro budget. E la prima cosa che dovremmo fare è ripercorrere tutte le spese e tutti i pagamenti dell'anno scorso. È impossibile. È impossibile? Sì. Non rido. Prima di affrontare lo spauracchio del budget, voglio andare a conoscere una persona. Per farlo, dobbiamo spostarci vicino a Friburgo, dove vive qualcuno che non spreca nemmeno un franco. Posso vedere cosa hai nel frigo? Non è un buon giorno oggi. Non è un buon giorno? Decisamente frugale. Sì, è frugale, ma domani andremo a fare la spesa, così che dovrebbe essere piuttosto pieno domani. Full tomorrow? Sicuramente domani sarà più pieno. Non è che non mangiamo, ma è perché domani dobbiamo andare a fare la spesa. Baptiste è un adepto del movimento FIRE e ha un blog in cui racconta il suo cammino verso l'indipendenza finanziaria. Un vero e proprio ninja del risparmio. Ho iniziato a fare il blog alla fine del 2017, cioè circa 3 anni fa, perché all'epoca le mie finanze non erano gestite correttamente. Baptiste parte da un patrimonio di 40.000 franchi, includendo il secondo pilastro, e nell'arco di 2 anni e mezzo lo fa lievitare. Parecchio. Al momento circa 350.000 franchi. Uno dei motivi principali è il grosso aumento di salario dopo l'assunzione come ingegnere informatico. Infatti Baptiste guadagna tanto quanto io e Veronica messi insieme. Anche lui è sposato e vive in una casa di proprietà. Qui siamo vicini a Friburgo. Il salario mediano è decisamente più alto che in Ticino. Ma comunque, da 40.000 a 350.000 franchi in 2 anni e mezzo è notevole! E quanto riuscite a risparmiare al momento? Direi ogni mese il 50% dei nostri stipendi. Ma come diavolo fa a risparmiare il 50% del suo stipendio? Sono passato da essere uno studente a lavorare come ingegnere informatico a tempo pieno. Il mio stipendio si è quasi triplicato. Ed è molto importante dire che allo stesso tempo le nostre spese non sono aumentate. Spendiamo di meno rispetto a 3 anni e mezzo fa, ma guadagniamo molto di più. L'unica spesa ad essere aumentata sono le tasse. Tutto il resto si è abbassato o è rimasto uguale. Baptiste mi mostra come tiene ogni franco al guinzaglio. Questo è il nostro sistema di gestione. Sono indicate tutte le spese e le entrate di ogni mese. Ogni scontrino, ogni tassa, ogni franco ha una colonna e una voce. Facciamo questa cosa di mese in mese e lo aggiorniamo sempre. Mi sorprenderei se ci sfuggissero più di 10-20 franchi di spesa. E noi? Da dove dovremmo cominciare? Direi che la cosa più importante è tenere traccia delle proprie spese. Semplicemente sapere che fine fanno i soldi.
La maggior parte delle persone non lo sa. Spendono e fin tanto che la carta di credito non viene rifiutata, continuano a spendere. Credo che in questo modo restino pochi soldi. Va bene, Baptiste. Mia moglie ed io proveremo a fare questa cosa. Ti posso contattare se ho bisogno di una mano? Certo, sono curioso di conoscere i vostri progressi. Se posso aiutare, certo. Non sono un consulente finanziario e non posso dire come le persone dovrebbero investire, ma posso dire le opzioni che ci sono e alla fine ognuno è responsabile e decide cosa fare. È arrivato il momento di affrontare la nostra bestia nera. Ok. Dobbiamo compilare tutte queste voci qua. Si fa una volta e dopo c'è un quadro delle spese, riesci a risparmiare e via. Non so un c***o io. Veronica! Sarà meglio cominciare. La prima voce riguarda l'abitazione. Abbiamo comprato casa nel 2017, grazie all'aiuto dei nostri genitori. Quindi almeno qui la cifra è ragionevole. Un buon inizio. Quindi al mese mettiamo 1.141. Mi sto già annoiando. Cosa sono le spese accessorie? Non so, non le abbiamo secondo me. Potremmo mettere Zalando. No, quello arriva dopo. Per completare le varie voci, dobbiamo guardare la cronologia di tutti i pagamenti effettuati l'anno scorso. Anzi, tu li calcoli. Proprio a me? I calcoli a me. E sono un bel po'. Le Gian Casot. Ecco, allora facciamo due volte il giro. 18 e 25, 54 e 40. Ho sbagliato. Oh, 13 e 85. Un po' è divertente però, eh. Ma Valerio, puoi smetterla, è tutto tranne divertente. E presto le cifre cominciano a lievitare. Comunque paghiamo un botto di assicurazioni, eh. E chi è da piange? 13.500 franchi, 9.720. Senza contare 9.000 franchi di debiti in carte di credito. Madonna, ma quanto? Regali, feste, cose del genere, quanto spenderemo? 2.000 franchi. Anche di più. I compleanni, tutte le feste che facciamo d'estate. Solo in cene e feste vanno oltre 7.000 franchi all'anno. I soldi bisogna farli girare. I nostri girano di brutto. Sì. Su questo non c'è dubbio, in effetti. Le colonne poco alla volta vengono riempite, ma la concentrazione comincia a svanire. Valerio, la mia attenzione se ne sta andando. No, adesso devi... ti prego, non mollare. Non mollarmi, vero? A fatica, ma arriviamo a fine budget. C'è però qualcosa che non torna. Le nostre entrate annuali ammontano a 143.200 franchi, mentre le uscite sono di circa 129.000 franchi. Quindi dovremmo ritrovarci in tasca 14.300 franchi. Ma dove sono? Secondo me siamo stati indietro un po' con le spese. Ma giusto quel filo? A me sembrava che avessimo già esagerato. Spendiamo un po' di più. Le sprechiamo. Abbiamo perso il controllo. Signora Sormani, ci vediamo lunedì. Le spese indiscriminate ci fanno perdere almeno 14.000 franchi di risparmi all'anno. Il nostro budget non lascia spazio a pietà. Se voi aveste più controllo e più comunicazione, ecco che i soldi scappano meno. Ma la signora Sormani non si ferma qui. Passa subito a mostrarci un piano d'attacco per riguadagnare il controllo dei soldi e ottimizzare il nostro budget disastrato. Se volete arrivare a avere un risparmio maggiore, bisogna vedere certe voci un po' più a fondo. Azzerare quei 9.000 franchi che ci sono di carte di credito. Gli interessi delle carte di credito sono altissimi. Cioè voi rischiate di spendere 200-300 se non di più franchi all'anno di interessi. La cassa malati, io sono andata a prenderne una, è la migliore a livello di premi. Ci verrebbe a costare 778 franchi al mese invece dei nostri 1.125, ovvero un risparmio annuale di 4.164 franchi. È il turno della palestra. Avete messo 3.000 franchi. Ci sono palestre, non faccio nomi, che costano neanche 800 franchi all'anno. Insomma, paghereste la metà, eh. Anche la telefonia non era bassa. No, decisamente. Con Swisscom paghiamo per internet, TV e cellulari 293 franchi al mese. La signora Sormani ci mostra che ottimizzando il nostro piano con Swisscom spenderemmo 180 franchi,
che all'anno si traduce in un risparmio di 1.356 franchi. Punto dopo punto, il nostro budget subisce una cura dimagrante che porta a un risparmio annuale scioccante. L'importo che riuscireste a mettere da parte alla fine dell'anno sarebbe di circa 35.000 franchi. 35? Restiamo senza parole. C'è questa frase qua che per noi è significativa, no? Parlare di soldi non è facile perché vuol dire parlare di sé, delle proprie priorità e dei propri valori. A questo punto non ci rimane che ringraziare la signora Sormani e attaccare le nostre spese con furore. L'obiettivo è ambizioso, ma ce la possiamo fare. Però dopo voglio vedere che cosa si fa con questi 35.000 franchi. Perché dopo io al termine di questo calvario voglio un bel regalone. Io pensavo di investire.